Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati qui, sono Null. Oggi vi faremo una nuova recensione di Lindbergh. Vi leggerò le prime tre righe. La storia di un topo. Tanti anni fa, in una grande città, abitava un piccolo topo molto curioso. Il topo, che viveva tanti anni fa, viveva in biblioteche, tra i buchi degli scaffali delle biblioteche, e molte volte si recava sui tavoli a leggere dei libri scritti dagli uomini. Un giorno, andando in biblioteca, non vedendo i suoi amici, si disse che era un po' strano, perché di solito i suoi amici vengono lì. Quel giorno però non c'erano. E allora lui provò a leggere il giornale, si informò sul giornale e disse che c'erano degli strani aggeggi che facevano morire i topi, che si chiamavano trappole. Allora il topo pensò che siano scappati in America, paese, una città bella. E allora provò ad andare al porto delle navi per vedere se poteva andare anche lui in America. Però c'erano dei gatti in agguato che gli facevano l'agguato. E allora lui si nascose e poi dopo un po' ritorna a casa. Di sera, quando ritorna a casa, trova dei pipistrelli, che sono topi con le ali. Quindi gli viene in mente un'idea. Quale idea? Lo lascio coprire a voi. Comunque il libro è molto avventuroso ed è anche molto bello. Non si può dire niente. Vi farò vedere un paio di immagini. Lindbergh, una curiosità. Lindbergh è stato il primo ad aver volato in solitario. È bello, eh? Allora, saluto Giulia, Marco, Riccardo e le mie maestre. Lasciate un bel like!